Allora, sentiamo un nostro concittadino, da poco tra l'altro è tornato a essere un cittadino, Giuseppe, dopo sì, che hai detto terremoto, è un simpatico, dopo 41 anni, un'occasione anche per farsi rivedere dagli amici. Allora Pippo, cosa pensi tu che vieni dal nord, ecco, di questa ondata migratoria che sta in questo momento invadendo Augusta e Pozzallo e altri posti? Proprio oggi, verso le 2 di pomeriggio, mi sono ritrovato proprio davanti alla Porta Spagnola con un gruppetto di ragazzi immigrati e una signora che non conosco saliva verso Augusta, e questi quattro sembrava che mi sono fermato. Una donna giovane? Una signora sui 45. E sembrava anni. Che? Mi sembrava che questi ragazzi già andassero appresso, e quindi mi sono fermato con la macchina, sono sceso e allora hanno fatto come una specie di giravolta perché hanno capito te. Che ma... e ho fatto segno a quella signora, vada tranquilla signora. Ecco, un altro tipo di preoccupazione anche in questa. Ma d'altronde questa signora sì, da sola, che da sola su, certo, certo. Poteva esserci, spagnola, poteva esserci poteva un essere. Certo timore. Mi sono permesso avere. Di fermarmi, non ho fatto niente, mi sono fermato, sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato alla Porta Spagnola. Sono sparito. Vabbè, ma la tua opinione qual è riguardo a questa situazione che stiamo vivendo sulla nostra pelle? Io non voglio entrare nel campo politico perché la politica... No, politico, così, no, umano, non mi è mai umano. Interessato, però... Cioè, cosa pensi tu di questi migranti che stanno qui arrivando ormai a Afro? Quasi quasi devo dire che quei 320 morti... Ah, di un anno fa? Sembra che sia stata una scusa per essere più caritatevoli. Più caritatevoli. Ecco, da questo punto di vista. Va bene. Insomma. Grazie Pippo. Sentiamo... Poi anche restare, sentiamo okay. Il dottore Gullino, dottore Gullino, che è una persona che tra l'altro nell'ambito delle associazioni caritatevoli delle parrocchie, no? Sì. Quindi adesso questi migranti qui che vengono da noi ormai quasi ogni giorno, migranti minori, che sembra che suscitino preoccupazioni, ecco voi, anche come associazioni cattoliche cristiane, non vi sentite di agire? Verso queste persone oppure lo state facendo già, ecco, informiamoci e informate. Lo stiamo già facendo sia su iniziativa personale sia su iniziativa dei gruppi, delle singole associazioni, sia su direttive del Vescovo, che in effetti ha fatto già degli incontri per venire incontro in qualche maniera a questo tipo. Ma praticamente di cosa state facendo adesso? I migranti sono di quel cosiddetto plesso. Interventi strutturali non spettano a noi, cioè noi veniamo incontro alle emergenze, cioè al fabbisogno di vestiario, abbigliamento. Ah, ecco, appunto, date le scarpe. Abbiamo visto ragazzi a piedi nudi fino all'altro. No, in questo senso almeno. È sotto controllo la situazione, cioè per esempio faccio un esempio, ultimamente mancavano le scarpe 45 e le avete trovate? Abbiamo trovato le scarpe 45, quindi non solo, ma c'è stata Via Crucis con Padre Mazzotta, c'era una popolazione di 3.000 persone e lui al monte ha lanciato chiaro un messaggio di invito alla popolazione di venire incontro Qualcuno però teme che ci siano contagi, il virus Ebola, c'è allarmismo da questo punto di vista, la televisione nazionale anche, ecco, dal punto di vista medico c'è questa preoccupazione vera, fondata, anche per smentire? Direi di no, ecco, no detto da un medico. No, assolutamente no, ci possono essere delle micropatologie ma sono controllabili. Non so, in termini medici posso dire scabbia. Ah, ecco, sì. No, perché diceva una mamma, i miei figli stanno lì, sono questi qua, adesso possono... No, non siamo a questi livelli, anche perché sono tutti giovani e in genere hanno delle difese immunitarie abbastanza consolidate e quindi non vanno incontro a certe patologie, o quantomeno a quelle patologie che sono trasmissibili, infettive, contagiose e quindi potrebbero creare allarmismo. Assolutamente no. Quindi possiamo smentire questa si può smentire. Virus Ebola no, poi avviene come l'HIV mi pare, sì, no? Sì, sì. Cioè no, bisogna no, rapporti oppure di avere trasfusioni di sangue. Ma non ci sono i presupposti. Però è come un fondo, come quando c'era la peste delle, no? Sì, la sì, peste, sì. Allora dagli all'untore, sì. Manzoni parla della peste in Milano, dagli all'untore e poi succede questo.
no? Quando poi soprattutto le notizie non sono date bene con precisione. Ma addirittura qualcuno aveva dato qualche falsa notizia a me, non conoscendo in qualità di medico, no? E io ho subito smentito, assolutamente. Caso. Va bene, allora in ogni caso, questa è una preoccupazione infondata. Ci può essere qualche malattia della pelle, o qualche cosa simile che però è controllabile, curabile con qualsiasi tipo di farmaco, quindi non allarmante. Ma noi di Augusta possiamo sopportare questa ondata, ormai anzi queste ondate così a getto continuo, massicce? Questa è la siamo, possiamo siamo un farlo? Po' al limite, cioè siamo al limite. Razionalmente bisognerebbe mettere su qualche cosa di più strutturato, di più organizzato anche dal punto di vista sanitario, e le risorse non credo ci siano, in questo momento non ci sono. Vabbè. Quindi stiamo venendo incontro alle emergenze nell'attesa di esperimenti e così via, ma non niente di... Nella speranza che non sia un'emergenza continua. Sì, perché certo ci mettono a dura prova, perché adesso anche nel tema di vestiario, abbigliamento, cose già... Le riserve si stanno esaurendo. Va bene. Grazie. Okay.